Amici pescatori, da Raffaele Nappo e dall'Italcanna ben ritrovati. Oggi siamo a Ventotene, un'isoletta dell'arcipelago Pontino. Per arrivare fino a qui con la mia barca ho fatto una piccola traversata, circa 40-45 miglia, di traina d'altura ovvio, è proprio della traina d'altura che oggi parleremo. Domani si terrà il Big Fish Tournament Ventotene 2022, appunto una competizione inerente a questa disciplina. Documenteremo questa gara, ma soprattutto cercheremo di capirci qualcosa in più. Non vi anticipo nulla, seguitemi! Siamo con Nestore Grassucci, l'organizzatore di questo evento. Nestore, ho visto tante e belle imbarcazioni, location fantastica. Anticipa un po' cosa ci aspetta domani. Ci aspetta una manifestazione, spero che ricca, anzi sicuramente ricca di strike. E ci siamo con 46 team. Purtroppo il Covid, erano molti di più, però il Covid ha ridotto il numero dei partecipanti. Comunque 46 è un numero considerevole. Nestore, il campo gara dove si... Esattamente dove lì, si a sud di Ventotene, a circa 5 miglia dall'isola e si prolunga verso Ponza per 20 miglia. Questa è la zona del campo, circa 20 per 6 miglia. Questa è tutta la zona, è una batimetrica che va dai 500 ai 2000 metri di profondità. Questa è tutta la zona, è una zona che ormai è famosa, è ricca di pesce e ovviamente attendiamo che i pesci collaborino come è successo già in tutte le altre edizioni. Bene, io direi che è arrivato il momento di darci appuntamento a domattina, sperando in una serie di catture, in un evento degno e in linea con gli altri effettuati negli anni passati. Assolutamente, ovviamente siamo tutti qua, ovviamente lo spirito è quello goliardico, competizione sì, ma goliardia, divertimento e condividere delle giornate di passione, di pesca e rivederci poi il prossimo anno da tutta Italia, team che vengono con le imbarche dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Sardegna, la Calabria, quindi ci auguriamo che i partecipanti si divertano, questa è la cosa più importante, e che ci divertiamo e brindiamo tutti insieme, soprattutto un bello spada. Perfetto, Nestore, ti ringrazio, allora appuntamento a domani. A domani. Nestore, primo giorno di gara, ore 11.30, penso in perfetto orario. Sì, siamo in perfetto orario, gli equipaggi stanno fuori qua, si stanno facendo anche il bagnetto prima della partenza alle ore 12, fino alla gara finisce alle ore 18, mentre domani partenza ore 9, rientro ore 16. Perfetto, si parte allora. Si parte, tutti pronti. We'll be right back.
Simone, io direi che è arrivato il momento di parlarci del nostro assetto di pesca, principalmente da quello che ho capito rivolto a rostrati. Sì, è così, in quanto dovrebbe essere la preda principale della gara. Quindi abbiamo un assetto a 8 canne distribuite tra i 120 metri fino ai 20 metri, con le canne quasi tutte montate con degli artificiali da rostrato, quindi tipicamente Kona. Montiamo anche in realtà dei jet, una catena di porco, cioè abbiamo cercato di variare un po'. Montiamo solamente due rapala a corto per nel caso ci fosse qualche tunnide, qualche ala lunga, che sì, farebbe comunque comodo per la gara, però effettivamente tutto l'assetto è proprio teso a provare a insidiare i rostrati. Quindi un assetto misto velocità di traina? E diciamo che la velocità ideale è tra i 6 nodi e mezzo, 6 nodi e 6 e i 7 massimo. Una volta si andava più veloce, adesso in generale si è ridotto un po' la velocità. Abbiamo una canna centrale a 120 metri, due a 90, due a 60, una a 40, una a 20 e infine una centrale a corto nel caso ci fosse la coppia di guglie imperiali che tipicamente attacca sulle canne centrali. Bene, tutte le nostre canne tutte imbobinate col nylon. Sì. E poi un terminale, che lunghezza davanti, in fluorocarbon, no? Allora, in generale io utilizzo il nylon, modello wind-on, in realtà non è un wind-on vero e proprio perché lo faccio con un nodo col knotter, quindi evidentemente sì, non con il wind-on tradizionale, l'ultimo tratto, quello che è collegato all'esca, in fluorocarbon. Quanto lungo il terminale? Terminale lungo tipicamente 2 metri. E l'ultima domanda, i vari artificiali, ti piace collegarli con un moschettone, con uno snap o direttamente il nodo sull'artificiale? Dipende dal libraggio, sulle canne fino a 20 libbre direttamente con la girella della canna, quindi della lenza principale. Sulle 50 libbre no, utilizzo uno snap e un tratto di fluorocarbon di circa 1,5 metri prima dell'artificiale. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a te. Eccoci, abbiamo avuto adesso un episodio finalmente dopo un po' di ore di traina, uno strike sulla canna a corto sul lato sinistro, eravamo a una distanza di circa 35 metri con un minnow, quindi un pesciolino artificiale, abbiamo avuto uno strike molto forte, la canna è anche una 50 libbre, quindi comunque ampiamente sufficiente e purtroppo dopo qualche minuto di combattimento il pesce si è slamato, fatto peraltro abbastanza raro considerando che i minnow hanno molti ami, però purtroppo la pesca è anche questa e proviamo a prenderne un altro. Nestore, capisco che sono delle fasi concitate al ritorno, però direi il bilancio della prima giornata molto molto positivo. Dai, una giornata da pelle d'oca. Sì, ci sono stati tanti strike,
molte alla lunghe, diverse guglie imperiali, ci sono stati anche degli spada, però come al solito lo spada fa sempre il birichino, a uno ha spaccato tutto, un 200, un filo del 200 gli ha spaccato tutto qua. Un pesce grosso. Sì, Nestore, grosso. Correggimi se sbaglio, penso che siano circa 70 strike sì, oggi. Sì. Anche di più, però poi andiamo a vedere esattamente quant'è, ma oltre 70 strike ci sono stati oggi. Positivissimo quindi il bilancio? Assolutamente sì. Quindi ci aspetta una bella giornata domani probabilmente. Non bisogna mai, diciamo, vendere la pelle dell'orso prima di averlo messo. Però ovviamente come pescatori siamo scaramantici, ma diciamo ci sta. Perfetto, ti ringrazio, quindi appuntamento a domani mattina. Assolutamente sì. Bene. Vai. Secondo giorno di gara, condizioni perfette, siamo sulla barca giuria, tutti i partecipanti sono alle nostre spalle, immagine bellissima, direi prontissimi, pronti per partire? Pronti, pronti e poi vediamo quello che viene, qua la scaramanzia non è mai troppa. Bene, dai, corriamo. 3, 2, 1 e vai! Nestore, una barca giuria del tutto atipica, 8 canne in pesca, non partecipiamo, però ieri ci sono state delle catture. Già che ci siamo, spiegaci un po' il nostro assetto di traina, qual è il tuo assetto preferito? No, diciamo che in partenza che io faccio la gara perché pure a me piace pescare, quindi non può essere... Si era capito, questo si era effettivamente capito. Cioè faccio pescare gli altri non esiste proprio. E quindi ovviamente mi diletto anch'io insieme agli altri, altrimenti non avrei la carica giusta per poter, diciamo, contribuire alla manifestazione. Comunque l'assetto, diciamo, qui in questa zona funziona con una canna molto lunga, con un beard che è praticamente con un artificiale tipo questo, con la testa concava, perché certe volte ci mettiamo diciamo una striscia, un combo, perché praticamente il pesce spada è l'esca che predilige, soprattutto in questo periodo tra giugno e luglio è l'esca preferita. Noi ce l'abbiamo in acqua, però purtroppo adesso... Ieri ci sono stati un paio di strike sempre su questo tipo di tecnica.
E poi ci abbiamo due canne, diciamo, per aguglie imperiali, e sempre su Icona, poi due piume che vanno bene sia sulle aguglie imperiali che con i tumidi, e poi distanza, classica irapala. Allora, diciamo che per questo dipende molto dal tipo di imbarcazione, però diciamo che la distanza sono intorno ai 50-60 metri le laterali, quindi la decentrale è a 100 metri, 90, 100 metri, 120. Le due laterali estreme le mettiamo intorno ai 60 metri e poi diciamo che ci avviciniamo con altre due laterali con irapala, e poi c'è un'altra canna centrale qui dove abbiamo una testa piombata, una piuma o un piccolo cona che praticamente va bene sia per i tunniti che per la guglia imperiale quando si avvicina dietro, e questo sta intorno ai 40 metri di distanza. L'ultima, questo è l'assetto. Perfetto, l'ultima curiosità, che diametro di terminale usi solitamente? Per tutte le esche qua, per i rostrati bisogna usare terminali importanti, diciamo dai 150 ai 200, perché qua lo spazio... Diametro libre? Libre considera intorno ai 200 libre in su, questo sono le 200, 250, insomma questi sono i diametri dei terminali. Perfetto, chiamano lo strike, chiamano. Allora corriamo. Corriamo. Bogatai, Bogatai. Dimmi tutto. La fuga a bordo? Yes. Ok. Mi dà le coordinate cortesemente? Giusto? Giusto, ok, confermo. Ok, la fuga a bordo. Bogatai, Bogatai. Ah, eccola qua. Eccola, Bogatai. Ciao, risoluzio. È bella grossetta, non è enorme, però non è una lampugina. Ok, qui se stai proprio davanti a me, praticamente. Ottimo, ottimo. Imperiale. Possiamo? Vai. Ok, la stiamo rilasciando. Vai, bella. Posso? Vai. Vai. Ciao. È andata. Vai. A tutti gli equipaggi, a tutti gli equipaggi. Fine gara.
Nestore, vedo dei pescatori aspiranti chef. Perché non ci introduci cosa sta succedendo? Qual è la competizione? Si chiama la Brigata dei Big Fish e tutti i partecipanti dei Big Fish hanno la possibilità di partecipare. Ovviamente i più agguerriti, i più che piace la tecnica di fare i piatti crudi qui nel tonno o alla lunga in base all'annata. E praticamente devono ispirarsi a creare un piatto che possa diciamo conquistare una giuria di tutto il rispetto, dove ci sono personaggi importanti della... Quindi una vera e propria competizione? Assolutamente sì. Un premio? È un premio ovviamente, dove c'è una ceramica fatta artigianale e poi ci sta anche un coltello, diciamo, da chef di prestigio. Allora non ci resta che dire che vinca il più buono. C'è una competizione che ogni anno appassiona oltre a quella della pesca ed è quella dei crudi. Eh sì. Quest'anno diciamo peccato perché un paio di partecipanti che non hanno potuto essere con noi, però alla fine ci stava sempre una bella, diciamo, un confronto abbastanza agguerrito tra i partecipanti e ovviamente anche in modo goliardico. Comunque è andata molto bene, io ho assaggiato qualcosa e devo dire che sono stati molto bravi tutti quanti. E però a me, sì, ecco, a me la responsabilità, perché ogni anno mi trovo oneri e onori, cioè di assaggiare, che è veramente un bel compito, ma anche la responsabilità di prendere una decisione. E allora consegna Nestore, quindi veramente il massimo degli onori per questo vincitore della gara dei crudi, e vi annuncio che il vincitore di quest'anno è Andrea Russo della team Niña Bonita. Indossa il grembiule del vincitore. Che cosa vince, Nestore? Racconta. Piatto. Allora, un ricordo da parte del comune di Ventotene che ha fatto... E poi un coltello professionale, perché così ti delizierai. A sfilettare i pesci. Bravo. E al terzo posto c'è il team Monica Five. Rappresentanti di Monica Five, già li abbiamo visti sul palco come vincitori del miglior video realizzato durante questa edizione e conquistano un posto importante. Allora, pieni di premi e riconoscimenti. Siamo?
Ok. E loro erano Monica 5, i terzi classificati di questa edizione di Big Fish. Siamo pronti a dirvi che al secondo posto c'è il team Niña Bonita! Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sembra la rovina, sono una regina. Complimenti, lui arriva anche con giustamente il suo grembiule, particolarmente fiero del vincitore della gara dei crudi, secondo posto in questa edizione del Big Fish. Tutti i riconoscimenti per voi, la canna da pesca, il mulinello, il vino Casale del Giglio, la targa, ma non potrà sicuramente mancare, ah no, la targa ovviamente per tutti. No, sì. Ok, ce la fate? Ci siamo? Benissimo, anche per voi il super assegno. Il vincitore è Ticket to Ride! Casale del Giglio per premiare i vincitori, raggiungeteci sul palco, ora siamo moltissimi, complimenti. Mettetevi al centro, voi siete i vincitori, andate, mettetevi al centro. Non manca niente per i vincitori di questa 15ª edizione di Big Fish, il team Ticket to Ride.